Il governo dovrebbe abrogare le norme della legge di Renzi, il cosiddetto sblocca Italia, che facilitava trivellazioni petrolifere e ricerche di idrocarburi nei mari italiani. E visto che si trova, in quella stessa legge c'è anche l'articolo 35, quel famigerato articolo 35, che dichiarava gli inceneritori una priorità nazionale, articolo che è stato impugnato da tutto il movimento Rifiuti Zero e è stato rimesso alla Corte di Giustizia europea che ha ritenuto credibile questo ricorso proprio perché l'Unione europea dichiara agli inceneritori un mezzo che dovrebbe essere addirittura superato, quindi non si può dichiarare strategico. Ma torniamo alle trivellazioni. Io credo che è possibile che vecchie procedure avviate dai governi precedenti che erano favorevoli alle trivellazioni petrolifere abbiano innescato dei meccanismi per cui i giudici ordinano ai direttori generali di firmare una concessione e ci possono essere concessioni che sono delle vere e proprie polpette avvelenate lasciate dai precedenti governi filotriff. Ma questo vuol dire che l'attuale governo, in particolare gli amici del Movimento 5 Stelle, che sono dichiaratamente contrari alle trivellazioni petrolifere, che appoggiarono il nostro referendum del 2016, devono al più presto fare una cosa semplice. Innanzitutto, applicare i tre quesiti referendari del 2016. Nel 2016 i cittadini italiani, 13 milioni circa, votarono perché si ristabilisse, uno, lo smantellamento delle vecchie piattaforme quando sono a fine vita, che era un grande regalo a coloro che hanno utilizzato queste piattaforme petrolifere e poi non le vogliono più smantellare. Fare il piano di zona, il piano delle aree si chiama così, che può quindi stabilire alcune zone sono totalmente interdette dalle perforazioni e da qualunque ricerca di idrocarburi, per esempio il Golfo di Taranto, che è una zona di grande pregio naturalistico che addirittura deve diventare un'area marina protetta. Come chiede giustamente Mare Vivo, io sostengo da tempo questa richiesta. Ed infine bisogna ridare ruolo vero all'intesa con le regioni e alla consultazione delle comunità locali, dei comuni, perché lo sblocca Italia di Renzi aveva tolto la possibilità alle realtà territoriali di dire la loro sulle ricerche e le trivellazioni petrolifere. Allora, questo è quello che si può fare. Cioè il governo può, e io ho notato che c'era un emendamento presentato da questo governo nella legge di stabilità, ma poi non approvato perché dichiarato impresentabile, non presentabile, che andava in questa direzione, come peraltro hanno concordato anche esponenti importanti del movimento No Trip. Quindi oggi, oltre che stare nella polemica, leggo che giornali della destra, palesemente a favore delle trivellazioni petrolifere, oggi attaccano i 5 Stelle dicendo che tradiscono l'impegno preso per il No Trip. È chiaro che nella polemica politica gli errori fatti si pagano con attacchi anche che vengono da pulpiti assolutamente non credibili. Ma oggi il tema è applicare il programma elettorale presentato agli elettori perché diceva no alle ricerche di idrocarburi, in particolare nelle aree di grande pregio naturalistico. Quindi avviate la procedura per fare del Golfo di Taranto una zona, un'area marina protetta, così anche se ci sono autorizzazioni pregresse che potevano avere qualche valore e difficilmente impugnabili, possono decadere perché se tu in una zona hai dichiarato un interesse superiore a quello dell'ambiente, non c'è ricorso che tenga, in quella zona non si possono fare ricerche di idrocarburi. E un ultimo consiglio: il governo potrebbe prendere come consigliere per valutare tutte le autorizzazioni date, le cose fatte dal passato governo e vedere come bloccare altri episodi come questi, prendere un costituzionalista come il professor Enzo Di Salvatore, che è quello che ha scritto i quesiti referendari. Questo è il modo migliore per avere una consulenza a un livello importante, magari perché ci sono anche pressioni ovvie, perché le compagnie petrolifere sono potenti. È chiaro che se si tiene bloccato, quelle ricorrono ai giudici e i giudici magari obbligano a firmare delle concessioni anche vecchie, ma noi dobbiamo revocare tutte le concessioni. E io sono convinto che, come peraltro ha affermato sia il
il ministro Costa, che ha detto: io non voglio firmare nessuna concessione per trivellazioni petrolifere. Come ha affermato Di Maio, che dice: vogliamo mettere del tutto fuori legge gli airgun. Noi ci tentammo già di premere sui passati governi per l'airgun. Cos'è? È un meccanismo di ricerca che usa una sorta, airgun sarebbe praticamente un cannone ad aria, ma talmente potente che nel fare la ricerca del petrolio, degli idrocarburi sottomarini, distrugge la zona dove si fa la ricerca, oltre che creare grandissimi problemi alla fauna ittica. È chiaro che se il ministro Di Maio riesce a mettere fuori legge gli airgun è una cosa ottima, però là oggi l'importante è, io capisco la polemica di chi attacca, cioè il mio obiettivo è quello di ottenere davvero il no alle trivellazioni petrolifere, non entrare nelle polemiche politiche che ormai sono quotidiane. E io ho fiducia che se un ministro dell'ambiente, che è un generale dei carabinieri forestali, dice che lui non vuole le trivellazioni petrolifere, sono convinto che farà il possibile per bloccarle. Noi comunque sosteniamo tutte le iniziative, anche i ricorsi alla magistratura, a tutti gli enti, per bloccare anche quelle autorizzazioni che magari i ministeri sono stati obbligati a firmare, ma che oggi bisogna trovare gli strumenti giudiziari, ma anche quelli legislativi, per dire a tutte queste realtà che continuano a voler fare trivellazioni petrolifere o ricerche di idrocarburi con l'airgun in zone ad alto rischio ambientale, che l'Italia è contraria. Se il governo precedente, i governi precedenti erano a favore delle trivellazioni petrolifere, già allora però, nonostante questo, molte regioni, molte persone, anche dei partiti politici al governo nella passata legislatura, si dichiaravano personalmente contrari. Non ricordiamo che la regione Basilicata, il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, è quello che si è schierato contro. Ricordiamo che anche presidenti leghisti come Zaia si sono dichiarati contro le trivellazioni petrolifere. Quindi bisogna creare un'ampia convergenza anche in Parlamento per approvare una normativa chiara che elimini quegli articoli dello Sblocca Italia e i decreti collegati che sono alla base delle autorizzazioni, e nel frattempo che i ministeri interessati applichino tutte le procedure possibili per sospendere e nel frattempo revocare tutti questi atti che sono contrari alla linea espressa dall'attuale governo, ma alla linea espressa anche dai cittadini, dalle regioni, dai comitati locali. È paradossale che con tutti quelli che si dichiarano contrari poi si finisca per vedere che alcune lobby e alcune multinazionali riescono a prevalere su un così largo schieramento di opinione pubblica e di impegni politici presi.